mio personaggio si chiama Nardullo, è l'unico personaggio che parla in napoletano tutta l'opera. È una bella responsabilità anche per far comprendere ciò che si dice, perché per quanto sia un napoletano antico, un po' desueto, per cui anche i napoletani stenterebbero a capire quello che si dice. È un personaggio ingenuo, è un fruttivendolo che si trova suo malgrado nella casa di Marzucco, la cui figlia è perdutamente innamorata di questo ragazzo, per cui si ritrova suo malgrado a vivere delle brutte situazioni, salvo poi alla fine riuscire a conquistare il cuore di Elena e ottenere la sua mano. L'opera è stata scritta nel 1800, però la scrittura è molto settecentesca. L'opera è buffa, fondamentalmente, quindi ci sono tante note, però insomma, lavorando molto sulle intenzioni e sul carattere del personaggio, tutto fila liscio con una certa fatica. Così come l'abbiamo costruito è molto semplice, per cui che so, è un Figaro ma non rivoluzionario tanto quanto quello delle nozze, per cui è una persona che si trova ad accettare le situazioni che vive così come sono e non è tanto attivo nel susseguirsi delle azioni, per cui è sì un sempliciotto ma resta tale per tutto il soscorrere della storia. Di lavorare con tutti i cantanti dell'opera per diverso periodo, cioè abbiamo fatto circa 2-3 settimane di lavoro, qui il gruppo si è affiatato tantissimo e questo ci ha permesso di anche costruire il personaggio, approfondire meglio il personaggio e le relazioni tra tutti.